Benvenuti a un nuovo appuntamento con Mistero, Tradizioni e Storia Antica della Calabria. Oggi vi parlerò di una storia veramente molto particolare, che molti ricordano, ma che nessuno conosce nel dettaglio. Abbiamo ricevuto un permesso veramente, veramente speciale per poter entrare in questo fondaco. Ringrazio l'architetto Carla Cassanese per la grande disponibilità che ha avuto. Felice di esservi stata utile. Andiamo? Prego, andiamo. Ci troviamo in uno dei sotterranei della Giudecca di Castrovillari, in una delle case più importanti della Giudecca, abitata sin dall'Alto Medioevo e oggi appartenente alla famiglia Cassanese. Era il 15 aprile del 1264 e la tradizione ci racconta che proprio qui, in questo ambiente, venne martirizzato con un elmo rovente sul capo il beato Pietro Catin, fondatore del protoconvento francescano di Castrovillari. Abbiamo su questa parete ciò che rimane di uno splendido affresco e in particolar modo notiamo la figura di un frate francescano inginocchiato. Purtroppo non rimane altro che la mano e l'abito, la tonaca. E si vede molto chiaramente. Il frate è inginocchiato accanto ad una splendida immagine della Madonna con in braccio Gesù Bambino. Un'immagine che, ahimè, sta scomparendo, ma è qui da tempo immemorabile. Si racconta che proprio in questi ambienti il celebre, famoso mercante ebreo Parrasio o Parnasio avesse fatto catturare il beato Pietro Catin perché tentava di convertire la moglie e lo avesse fatto uccidere. Pare però che il Parrasio si sia convertito, abbia cambiato idea, si sia pentito di questa azione terribile. Ed ecco perché si spiega, secondo la tradizione, secondo alcuni studiosi, la presenza della Madonna con il bambino e il santo francescano inginocchiato. Dottoressa, oltre questo affresco che noi vediamo, avete mai rintracciato qualche altro tipo di affresco anche vicino in epoca precedente? No, non abbiamo trovato altre immagini, altri dipinti. Ti spiego meglio. Vieni, andiamo. Okay. Probabilmente l'affresco era più grande, doveva essere inserito in un contesto diverso, è stato rovinato, io lo ricordo sempre così però, probabilmente nella realizzazione della scala. Infatti se si vede la scala, sì, esatto, è stata realizzata probabilmente in seguito alla suddivisione dei palazzi, quindi per realizzare un accesso a questa porzione di fabbricato hanno realizzato la scala e rovinando l'affresco è andato perduto. Adesso per la prima volta con un permesso speciale che abbiamo avuto grazie alla disponibilità della famiglia Cassanese vi portiamo negli orti dei Giudei.
proprio la casa di un ricco mercante ebreo. Guardate, ancora oggi possiamo vedere le antiche giare che venivano utilizzate per l'olio, quello che rimane ovviamente. Il corpo, ormai morto, del beato Pietro Catin venne poi gettato in un luogo molto particolare, un canneto probabilmente, vicino le acque del Fiumicello. Il luogo si chiamava appunto I Canni Fivolo. Adesso andiamo, se venite con me vi faccio vedere. Il corpo venne ritrovato appunto in un canneto al di sotto di questo luogo dove ci troviamo noi ora, presumibilmente, e venne ritrovato miracolosamente dai castrovillaresi, che lo venerarono appunto come beato. Allora, abbiamo terminato questo appuntamento. Ringrazio per la sua disponibilità e la sua collaborazione il nostro ospite, l'architetto Carla Cassanese, grazie. Grazie a voi di avermi dato delle informazioni che forse non conoscevo. Grazie. Termina qui quest'altro appuntamento con il mistero e noi ci rivediamo alla prossima puntata con un'altra storia. Yes, yes.